Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Malacoda. Quest'oggi come ospite il vice sindaco di Ricomano Giulia Fossi. Buonasera. Buonasera. Allora, naturalmente apriremo parlando insomma, di quelle che sono alcune notizie del giorno o insomma, le notizie principali di questi giorni, poi verteremo anche su quelle che sono le tematiche proprie del comune che lei rappresenta in qualità di vice sindaco. Allora, partiamo intanto da un tema che riguarda strettamente i comuni, riguarda strettamente i sindaci che in prima persona si sono messi di contrasto a questa cosa. Poste Italiane decide di chiudere alcuni uffici, uno di questi riguarda anche il vostro territorio e quello di Contea. In generale saranno un'ottantina in Toscana. Proviamo a partire dal tema generale, cioè qual è il rischio generale, per poi arrivare anche nel suo comune stretto. Sì, il rischio generale è il venir meno in territori comunque lontani dai centri di un servizio fondamentale, e quindi si vanno a colpire persone che già vivono in situazioni comunque complicate rispetto a chi vive nei centri urbani, e si vanno a colpire soprattutto quelle persone che non si possono muovere in maniera autonoma, e quindi penso soprattutto agli anziani, ecco. E quindi diciamo è un peggioramento della qualità della vita non indifferente, e che Poste Italiane probabilmente prima di fare una scelta del genere, pur nella propria autonomia, probabilmente doveva confrontare situazione con chi amministra tutti i giorni questi territori. Il caso di Contea fa parte di questo, insomma, anche sì, lì è un territorio. Sì, ovviamente si tratta di una Contea, comunque la fermata del treno è comunque servita da mezzi pubblici, ma indubbiamente per un centro, per una frazione molto popolosa, il venir meno di un ufficio postale non è una questione proprio indifferente, anzi tutt'altro, è venir meno di un servizio importante per i cittadini di quel territorio. Lì, d'altra parte, negli ultimi anni sono stati fatti anche insediamenti urbanistici non indifferenti, con un incremento di popolazione non indifferente, e ovviamente, ecco, probabilmente prima di scegliere di chiudere un servizio come è quello dell'ufficio postale, occorreva un minimo di concertazione con... Ma secondo lei dove può arrivare la politica a un certo punto anche a dialogare con queste grandi aziende, ad esempio Poste? Cioè, effettivamente c'è un margine, come dire, di dialogo, oppure dal momento che poi... Ma dovrebbe esserci, nella misura in cui comunque assicurano un servizio fondamentale, perché ovvio le Poste sono private, però è vero anche che in qualche modo hanno quasi il monopolio in questo paese, e quindi diciamo in virtù di questo è necessario, assicurando un servizio, che in qualche modo si parli e si discuta con chi, appunto, come dicevo prima, amministra un territorio, perché ovviamente si mettono in difficoltà i cittadini, e poi chi ne risponde direttamente sono gli amministratori. Certo. Allora, cambiamo argomento, parliamo anche di un'inchiesta molto importante che riguarda anche e soprattutto il Mugello, ma in realtà poi diciamo le sue tematiche valicano sicuramente i confini territoriali. Stiamo parlando della vicenda dell'inchiesta sul Forteto, in particolare quella al suo leader Rodolfo Fiesoli, e poi gli altri indagati, in tutto una ventina, qualcosa in più. Notizia di oggi: il difensore di Fiesoli lascia, diciamo, ha rimesso il mandato per protesta quando il Consiglio giudicante ha accolto l'opposizione del PM a una domanda posta da un testimone. In realtà, secondo molti, soprattutto insomma, si cita anche negli articoli, negli organi di stampa, diciamo, i consiglieri regionali di Fratelli Italia, che in particolare si sono occupati di questa vicenda anche con la commissione d'inchiesta, che in realtà poi era bipartisan, diciamo, è una volontà da parte dei giudici di allungare il processo, i tempi del processo, e quindi arrivare a una prescrizione. Fosse questo è un processo naturalmente ancora in corso, quindi di questo si può parlare anche poco, però è un processo molto molto importante e che sembra molto molto complicato. Sì, credo che la magistratura, come si dice spesso in questi casi, debba fare il proprio corso, che non spetti certo agli amministratori commentare le vicende e gli episodi giudiziari. Quello che ci si può auspicare è che da una parte il prima possibile comunque si giunga ad avere una sentenza, e quindi nel caso ci siano dei colpevoli questi paghino.
e dall'altra comunque noi non dobbiamo mai dimenticarci della Susela, della cooperativa del Forteso, che offre lavoro a molte persone del territorio, sia direttamente sia indirettamente con tutto l'indotto. Quindi noi dobbiamo auspicarci che venga fatta chiarezza, e dall'altro comunque credo siano un po' fastidiosi i tentativi di strumentalizzazione da parte soprattutto appunto di alcune forze politiche sulla vicenda, anche perché in gioco poi in realtà, oltre a vicende personali dolorose, ci sono poi posti di lavoro di tante persone. Quindi credo sia necessario tenere distinte le cose e fare in modo che la magistratura in tutta tranquillità possa fare il proprio lavoro. Altro argomento di cui si è parlato, ne abbiamo parlato anche ieri con il sindaco di Scandicci Fallani, ma in realtà è un tema che in questi giorni, in questi mesi, di cui si sta parlando moltissimo, è quello della trascrizione, dei matrimoni, nei registri comunali, matrimoni tra persone dello stesso sesso. L'ultima polemica, diciamo, riguarda Firenze, anche Pisa, ma, per quanto riguarda Firenze l'attacco, diciamo, è arrivato da Toscana Oggi, che è un quotidiano, un giornale dei vescovi cosiddetto, insomma, che dice è una cosa assolutamente contro la legge, insomma non si può fare, è un attacco molto duro anche al sindaco Nardella, che aveva aperto su questa possibilità. In diversi comuni in realtà se ne sta parlando. Lei di che parere è personalmente? Credo che tutta questa vicenda in qualche modo sconti un vuoto legislativo importante che per motivi, non so, pregiudiziali, ideologici, in qualche modo fa sì che l'Italia sia in una situazione di arretratezza ormai insostenibile per quella che è la società e quelle che sono le esigenze e i bisogni dei cittadini. Ovviamente, i sindaci che scelgono di trascrivere matrimoni contratti all'estero lo fanno per lanciare un messaggio ben preciso, e credo sia importante questa loro presa di posizione, proprio perché alla fine gli amministratori, i sindaci, gli amministratori dei comuni sono i primi a confrontarsi con i cittadini e probabilmente sono i primi anche a percepire i bisogni dei cittadini, e quindi il fatto che in qualche modo utilizzino, passatemi il termine, può essere non, però anche il ruolo e la figura che loro hanno per far passare questo messaggio, credo sia assolutamente importante, ecco, perché nel rispetto delle sensibilità di tutti, credo che sia a questo punto i tempi siano assolutamente maturi perché anche in Italia, si riconoscano i diritti alle coppie omosessuali e insomma a chi in qualche modo chi vuole prendere un impegno d'amore, di responsabilità reciproca. Ecco, quindi credo sia assolutamente da condividere quello che ha fatto il sindaco di Pisa, quello che ha fatto il sindaco di Firenze, credo siano azioni importanti. Ma non è un po' strano secondo lei che, insomma, a questa cosa ci debbano arrivare, in prima linea ci siano i sindaci a scontrarsi con la prefettura, ma non soltanto, anche il ministro Alfano qualche tempo fa, insomma, fu il primo, mi ricordo il caso del sindaco di Empoli, Brenda Bernini, fu un po' anche l'apripista in questa cosa qui. Non le pare un po' strano che siano gli amministratori a doversi scontrare su questa cosa, quando poi, insomma, parlando anche del Premier Matteo Renzi, diciamo le civil partnership era una cosa di cui ha parlato sia nelle sue campagne elettorali che poi, insomma, sarebbe stata realizzata. Adesso si attende, dovrebbe arrivare non troppo tardi, però, insomma, ancora effettivamente in prima linea ci sono i sindaci e non il governo nazionale. Sì, questo è quello che diceva all'inizio, è un paradosso, ma probabilmente dettato dal fatto che comunque i sindaci forse hanno un po' più coscienza della situazione, di quelli che sono i bisogni reali. Sì, ovviamente la mancanza di una legislazione nazionale su questo tema sta diventando ogni giorno più pesante, e probabilmente anche continuare a cercare accordi al ribasso su questo credo in qualche modo vada un po' a discapito di tutti. In un momento in cui nel resto d'Europa si parla di matrimoni, creare un istituto parallelo, ecco, mi sembra una complicazione abbastanza inspiegabile. Va
Va bene, proviamo a cambiare argomento. Volevo farle ancora una domanda su un tema diciamo, di carattere nazionale, ma che è d'attualità purtroppo, è un tema di cronaca nera, perché insomma, diciamo, arrivano persone, continuano ad arrivare persone dal sud del Mediterraneo, muoiono in mare. Sì, in questi giorni si discute molto di Mare Nostrum, l'operazione che era stata fatta per, diciamo, anche, se non altro per dare la prima assistenza a questo tipo di persone, è stata tolta quella, adesso le persone però continuano a viaggiare e muoiono in mare. In generale, secondo lei, la politica come si è mossa su questa cosa? E pur rimanendo il fatto che l'Unione Europea dovrebbe darci una mano e aiutarci in questa vicenda, come pensa si dovrebbe schierare il governo su questa situazione? No, la politica finora su questa vicenda si è mossa male, perché se il risultato sono altri morti, come è accaduto in questi giorni in mare a poche miglia dalla costa di Lampedusa, credo che assolutamente gli esiti e i risultati mi portano a dire che la politica, le scelte fatte sono state scelte assolutamente dannose. Se è vero come è vero che in un momento come questo, una temperatura così rigida, continuano gli sbarchi e rispetto a prima del 1° novembre, quando era ancora in vigore Mare Nostrum, in realtà il salvataggio dei migranti è reso più complicato dalle nuove restrizioni, dalle nuove procedure ed è sempre più complicato anche poi il primo soccorso di queste persone. Tutto questo ci porta a dire che in qualche modo l'Italia e l'Europa devono farsi carico come un'emergenza assoluta di quello che sta accadendo, perché non è possibile che noi si possa permettere a poche miglia dalla nostra costa la morte di persone, ecco. Ecco, ma E chi... quindi cioè, è una roba di un'inciviltà indescrivibile. Domanda, perché c'erano, in realtà ci sono stati anche molti che dicevano che Mare Nostrum era anche, come dire, un modo per invogliare certe persone a fare questo tipo di viaggio. Bene, queste situazioni, come dire, provano il contrario, poi alla fine, che in realtà questi viaggi vengono fatti per disperazione, Ma fondamentalmente. certo, quando c'è la miseria, c'è la guerra, c'è l'incapacità di assicurare ai propri figli un futuro migliore, mi pare ovvio che non siano delle misure restrittive a limitare la speranza delle persone di poter avere una vita migliore. È semplicemente strumentale dire questo, e credo sia veramente irresponsabile che l'Italia, ripeto, e tutta l'Europa in qualche modo si nasconda dietro a un dito. Allora, colleghiamoci a questo argomento per insomma, parlare anche di una campagna che è stata promossa, un bando in realtà che è stato promosso da ANCI Toscana per un percorso di formazione riservato proprio ai figli di migranti, che punta a promuovere la partecipazione della politica e nella società civile. Saranno 80 giovani che verranno inseriti nei comuni di Firenze, Arezzo, Prato e Pisa in questo percorso di formazione per cercare di formarli anche politicamente, insomma, per dargli anche, come dire, una sorta di possibilità di sbocchi professionali, ma anche possibilità di parola in qualche modo nella politica e nelle istituzioni, in questo caso di questi comuni. Il progetto si chiama I Participate, se ne è parlato nell'ANCI Toscana. Insomma, le metto a lei la domanda se questo può essere un modo e un percorso di integrazione, ma le chiedo anche un'altra cosa collegata a questa, anzi la prima. Visto che questo progetto è mirato proprio ai figli dei migranti, dello Ius Soli se ne è parlato molto, c'è cioè la possibilità di dare la cittadinanza direttamente a chi nasce sul nostro territorio. Lei di che parere è? Sì, assolutamente favorevole, e le posso dire questa cosa, che nella mia brevissima esperienza di amministratrice di un piccolo comune, perché insomma sono pochi mesi, sono vice sindaco di Dicomano, credo che una delle cose più belle che abbia fatto è quella di dare la cittadinanza, e di dare la cittadinanza soprattutto mi è capitato frequentemente di dare la cittadinanza a ragazzi seconda generazione che a 20 anni riescono, sui 18, 19, 20 anni riescono a ottenerla, ed è bello, e nello stesso tempo fa riflettere, perché uno si ritrova a leggere la Costituzione e a fare una certa cerimonia davanti a persone che sono italiani, ecco, e che probabilmente sanno la cioè sanno la Costituzione perfettamente, o comunque la conoscono come la conosce qualunque altro loro coetaneo, figlio di persone con la nazionalità italiana. E quindi è anche paradossale.
Quindi assolutamente sono favorevoli. Per quanto riguarda l'iniziativa dell'ANCI Toscana, la trovo un'iniziativa opportuna, con l'unica attenzione a non ghettizzare, ecco, perché credo che il nostro obiettivo debba essere quello di integrare nella pluralità, nel rispetto delle differenze, in maniera più fluida possibile, ecco, senza creare piccoli compartimenti apposta. Poi ovviamente se questo comunque favorisce la presa di consapevolezza, la coscienza di molte persone, credo, ecco, vada bene, però con quest'unica attenzione. La scuola può essere uno di questi veicoli, cioè per fare un'integrazione diretta e naturale senza dover apposta creare appunto dei compartimenti come questo? Il principale, assolutamente la scuola è il luogo dove si formano, dovrebbero formarsi i cittadini di domani, e quindi è il luogo dove diciamo più facile è possibile un lavoro di integrazione nel rispetto della pluralità, combattendo vari tipi di pregiudizi. La scuola è un luogo anche di integrazione per le famiglie, perché tramite la scuola comunque anche i genitori, i genitori immigrati dei bambini che frequentano le nostre scuole comunque entrano in contatto con il tessuto, con la comunità locale, molto spesso imparano l'italiano. Ecco, anche questo è un fenomeno ricorrente. Attraverso i figli che imparano l'italiano, comunque anche i genitori imparano l'italiano, e poi la lingua ovviamente è il primo strumento per una piena integrazione. Piuttosto il lavoro che fanno gli insegnanti su questo posso dire che è un grandissimo lavoro, spesso neanche supportato economicamente con strumenti, però è un grandissimo lavoro. Credo che presto si porrà un altro problema, quello di capire in che modo tutelare anche per questi bambini la conoscenza del paese da cui provengono, in modo tale che abbiano piena consapevolezza della loro storia. Quindi credo che probabilmente occorrerà porsi questo problema per quanto riguarda poi appunto i figli seconda generazione, terza generazione, anche insomma, per evitare quello che è accaduto negli anni passati in altri paesi d'Europa, dove vi era un'immigrazione da più tempo, penso soprattutto alla Francia. E proprio dalla Francia ripartiremo subito dopo lo spazio informativo, perché voglio chiederle insomma qualcosa anche riguardo all'ultimo attentato drammatico, quello del giornale satirico di Charlie Hebdo, e tutte le conseguenze ne sono state. Subito dopo lo spazio informativo.